Sono le 6 e un quarto ed è il 28 maggio. E adesso la mia vicina di casa mi porta in ospedale che mi operano. Ce l'ho fatta. Allora. Quando tossisco fa male. Sono in camera da sola perché l'ho richiesto io. È andato bene, non ho il ciclo. E a me viene a piangere perché finalmente non ce l'ho più. Non trovo il burro cacao, però ho portato questo che me lo sono spalmato del tipo. Sono fuori come una mina. Mega antidolorifico. Cos'è? Che storie, ragazzi. Quanto male fa malissimo, non fatelo mai. Fa malissimo. La pancia. Poi mi hanno dato delle calze per non fare le trombosi. E che adesso vi mostro. No. Queste sono le calze.
Stiamo riprendendo. Penso che dopo questa mi trasformerò in Super Saiyan di ventesimo livello. Scusate, riflettevo e ci tenevo. Non dovrei neanche dire queste cose perché io le do per scontate, ma mi hanno insegnato a non dare niente per scontato, no? Scusatemi un sacco male. C'è la guerra e cosa fanno? Cosa fate? Andate sui social a scrivere. Non so, tipo in Palestina, no? Oh, i palestinesi, siete tutti nel mio cuore, vi penso. Succede un femminicidio. Tutti sui social a scrivere: le donne devono essere protette. I cani vengono abbandonati per strada. I cani non devono essere. Oh. Ma alla fine di concreto, che cazzo fate? Che cazzo fate? Come potete dare aiuto, supporto? Quello che sta succedendo. Come potete aiutare un bambino che muore di fame in guerra scrivendo su Facebook? Come potete aiutare i cani abbandonati scrivendolo su Facebook? Volete il vostro momento di purificazione dell'anima, no? Scrivo così mi. La gente pensa che io sia una persona buona e non ho rimpianti, no? Perché qualcosa l'ho fatto. Ma che cazzo hai fatto? Tutte queste persone che ti seguono, che mi scrivono sia sui social che le persone su WhatsApp. Mi dispiace, ti sono vicino. Scusa. Qua non vedo nessuno. Quando tornerò a casa, meno che meno, penso che qualcuno venga a trovarmi. Ma con le due o tre persone più strette, penso che ci tengono. È tutta una merda. Sai perché? Perché alla fine io sono qua e chissà quanti altri. Ieri c'era una signora, ha fatto una cosa in day hospital, ha rotto le palle per stare qua mezza giornata e uff, io ero qua che tra poco scleravo, ho tutti i muscoli tirati e il pomeriggio sono venuti anche a trovarla. Pensa se l'avessero operato, cioè se fosse capitato qualcosa di tragico in un day hospital, alle visite. Io sono da questo martedì, mercoledì, giovedì, terzo giorno, nessuno. Quindi un po' perché gliel'ho detto io. Un po' perché non lo so perché sto così tanto in culo alla gente, ma così tanto.
Cos'è sangue? No, no, no. Sto aspettando la supposta perché non cago da 3 giorni. Questo qua è un missile, non è una supposta. Cioè, aiuto. Le cose che ti mancano di più, che sta arrivando, mi esplode tutto. Le cose che ti mancano di più di casa tua quando sei in ospedale, la scorreggia libera della privacy. La terza è difficile. Netflix, il mio computer. Che me l'ha fatto fare? Di iniziare a vedere Jujutsu Kaisen, Jujutsu, come cazzo si chiama? Mi hanno traumatizzata. Basta, mai più. Vaffanculo, gag. Jece, come ti chiami? Nanami, ma chi se ne frega di Gojo? Io voglio Nanami. Che cazzo è sto rumore adesso? Lo sentite? Per dire, ad ogni colpo di tosse ho paura che mi si apra tutto. Comunque, quando sei in ospedale per vari giorni, ti rendi conto di tante cose, ti pensi, hai tempo per pensare, perché già io penso poco, no? Rispondi che è un Nokia 3310 questo. Già io penso poco, soffro di insonnia, mi viene da ridere, soffro di insonnia perché penso poco, ovviamente. Qui c'è proprio il tempo per pensare, guarda, sono nella stanza dello spirito e del tempo. Mi mancano i fagioli di Balzara. Chissà Goku dove cazzo è finito. Che mi servono. Ci sarà tempo per un altro allenamento. Comunque mi è a posto. Dicevo, ti rendi conto, no? Delle cose veramente importanti che ti mancano. Vedere il sole, ma con questo tempo che sole c'è. Che tempo di merda c'è? Basta, basta, voglio andare a casa. Andiamo a casa. Domani mattina vengo dimessa e mi sono tolta le calze che avevo. Oh, porca miseria, mi sono anche macchiata.
mi mancava tutto questo. Un sacco, e anche se sono appena tornata, non vedevo l'ora con sta giornata di uscire. Quando sì, sono i chicomori, sto sempre in casa. Quando capitano queste giornate, quando capita il periodo che devi per forza, contro la tua volontà, no, star chiusa in un posto, tipo l'ospedale nel mio caso, ti viene voglia di uscire e andare in posti nuovi. O anche no. La quotidianità che ti manca, le tue abitudini, le piccole cose. Oddio, ci sono gli scalini. Adesso morirò. Mi cappotto, mi cappotterò.